Bentornati amici di Live Social, qui sempre con tantissime storie e sempre i nostri ospiti. E ora ve lo presento subito, Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao, ciao a tutti. Allora, Andrea è il proprietario del negozio di pesca Fishing Evolution. Interviste e storie, vogliamo partire dalla storia. Mi sembra giusto che vuoi sapere questo. Come sono arrivato qui? Sono arrivato a essere titolare di Fishing Evolution non perché un giorno mi sono svegliato e ho detto apro un negozio di pesca. Innanzitutto è un'attività che devi fare se hai passione. E nasce nel 1969, quindi prima che nascessi io, dal classico negozio, dalla bottega. No, di mamma e papà. All'epoca le botteghe erano un po', avevano un po' di tutto, all'epoca c'erano anche i giocattoli, comunque la classica, la classica bottega di caccia e pesca. E arrivato a un certo punto, quando mia madre e mio padre erano vicini alla pensione e quindi si prospettava la possibile chiusura dell'attività, ho deciso comunque di prenderla in mano e di portarla avanti. Gli ho dato una trasformata. Grazie. Innanzitutto una bella trasformata, partendo dal nome, dal brand, dal logo e dall'impostazione, e attualizzandola, quindi abbinandoci subito un sito internet aperto nel 2006, quindi da tantissimi anni. Ho cambiato subito il nome in Fishing Evolution, che ce l'avevo in testa già da tanti anni, no? Mi è sempre piaciuto, e quindi ho cominciato a dargli la mia impronta. Stampo, sì, la mia impronta che è quella poi che porta avanti, che tuttora ha Fishing Evolution. E ora possiamo venirti a trovare in via Nettunense 812 a Marino. Esatto. Allora, quando veniamo lì, che cosa troviamo? Me. Troviamo Andrea lì pronto. Trovate me, trovate un grande staff. Yeah. E devo dare, insomma, come si dice, dai Cesare ciò che è di Cesare. È così che si dice, sì, vero? Sì, Non sono solo. Io faccio ultimamente, sono un po' alla mente. Inizialmente ero quello che stava dietro al banco, che comunque ha creato la metodologia di lavoro. Certo. Fishing Evolution, e la metodologia di assistenza ai clienti, spiegare le cose, eccetera. Poi un giorno ho detto, sai che c'è, questa cosa funziona molto bene. Mi sono reso conto in realtà quello che funzionava tanto e che mi ha fatto crescere era proprio la mia disponibilità verso i clienti. Ma nel frattempo comunque andavo in rete, andavo su internet, c'era Google Video che poi diventò YouTube, e ho detto questa cosa non devo farla più davanti a 2-3 clienti, la devo fare davanti a una telecamera e farla vedere a tutti, voglio far vedere quello che faccio. Però è pure vero che mentre lo facevo ho bisogno di persone che stavano, certo, al banco, quindi devo veramente ringraziare tutti, chiunque mi ha sopportato, da mia moglie che prima era la mia fidanzata, a tutti i collaboratori. E sono passato, insomma, cosa troviamo? Ecco, sono uscito un po' fuori domanda. Troviamo tanta assistenza, troviamo tanta professionalità, e il negozio che io chiamo solitamente startup. Vuoi iniziare a pescare? Vieni da noi, non c'è problema, ci pensiamo a tutto. Quindi noi. Quindi inizi proprio a dare proprio le basi, consigli basici a chi vuole anche avvicinarsi a questa pratica, a questo sport. Assolutamente, e questo si vede anche sul mio canale YouTube, sono più di 15.000 ad oggi, siamo oltre 15.000 seguaci, più di 300 video, tutti basati sui tutorial, dal più semplice, quindi quello dedicato ai bambini, mm-hmm, a come si monta una canna da pesca per il laghetto sportivo per i bambini, fino a quelli un po' più complicati. Però è una cosa veramente essenziale. Senti, andando un pochino più sul tecnico, che cosa andate a vendere proprio nel negozio? Diciamo così, all'interno del negozio vivono due realtà. La prima è Fishing Evolution, no? Il main shop, e quindi vendiamo pesca sportiva. Io poi, quando rilevai il negozio da mio padre, e la prima cosa che feci, levai la caccia. All'epoca, sì, era un negozio di caccia e pesca, la levai perché non cacciavo, è inutile, cioè, quelle sono passioni, se le fai bene, se, certo, altrimenti non sai neanche trasmetterle. Non di queste tecniche che trattiamo tutte insieme come Fishing Evolution, io sono appassionato di una tecnica in particolare che si chiama surf casting, che è la pesca, quella che si pratica dalla spiaggia, sul mare, sabbia, scalzo, mare davanti, la più bella di tutte. E nel surf casting negli anni mi sono specializzato. Fishing Evolution è andata avanti come produttore, rivenditore di articoli da pesca in generale, poi, mm-hmm, la specializzazione l'ho comunque destinata a un altro brand chiamato Evo Tripod. Evo Tripod infatti è il brand nato all'interno di Fishing Evolution, che tratta solamente surf casting e non è rivenditore ma è addirittura produttore. Ad oggi collaboro con una fabbrica col quale produco prodotti italiani di, mm-hmm, primissima qualità, che vendiamo, che rivendiamo anche ai negozi, quindi non solo, anche B2B. Ma cosa c'è di differente? Le canne? Sono accessori che servono per, sono postazioni, mm-hmm, da pesca,
postazioni da pesca che servono per tenere le canne in pesca, no? Certo. Però modulabili, ci puoi mettere il vassoio porta esche, ci puoi mettere il porta lenze, ci puoi mettere, sono tante cose che uno si può costruire da sé, modulare a modo suo. E ti dico una cosa, con Evo Tripod praticamente sono già, è nata 5 anni fa, sono 4 anni consecutivi che la nazionale italiana surfcasting pesca con Evo Tripod. Quindi insomma penso di aver raggiunto veramente un ottimo risultato, e la specializzazione bella, secondo me è la cosa più veramente fondamentale oggi nel commercio. Sì. E possiamo venire anche a chiedere qualche consiglio, certo, qualche un supporto. Noi nasciamo con questo, col supporto e con i consigli. Diciamo che quello che io dico sempre è che la mia clientela tipo è la clientela startup, perché ci piace a noi. Ci piace trattenerla al banco e spiegargli dall'A alla Z, perché poi tornano e sono soddisfatti. Poi c'è il cliente smaliziato, quello che pesca da qualche anno, che viene, sa quello che deve prendere, lo prende, viene alla cassa, paga. Se ci offre un caffè bene, altrimenti gli offriamo noi e finita là. Però la clientela startup è una clientela che io amo. Bello, bello. E poi ecco, vedo qui, già mi hai detto che sei molto social, quindi ti troviamo su Facebook, con la pagina Facebook, quindi Fishing Evolution sito, quindi mettete like, anche il sito web fishingevolution.com, l'Instagram Fishing Evolution Roma e anche, come mi dicevi, il canale YouTube. Canale Ma sei YouTube. Tu il presentatore? Sì, assolutamente sì. Un man show. Sì, 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 io sono quello che, vabbè, ma io ecco, l'ho detto in apertura, vengo da questo mondo, io vengo da un palco con il microfono, con le cuffie, col DJ. Quindi non è difficile, non mi sento a disagio, nel senso che ti piace essere... stare al centro dell'attenzione, esatto, per sì, anche comunicare una passione. Come no, come no. Quindi... assolutamente sì. Sei l'uomo dello show, uno showman, bravo. Grazie. E, senti, penso che sei arrivato fin qui, ma avrai anche altri progetti. Sì, o i progetti... sogni nel cassetto, non so quanto sono realizzabili, spero. I progetti sono legati comunque all'ampliamento di quello che faccio attualmente, è ovvio, sono legati all'ampliamento, quindi allo step successivo, che io lo chiamo lo step successivo, che sarebbe quello della vendita ai negozi e ai grossisti, con il marchio Evo Tripod, perché essendo produttore, certo, non mi posso rivolgere al consumatore finale, quindi il mio step successivo adesso è quello, non trascurando però la mia passione per i video, per il canale YouTube, per Fishing Evolution e per tutto ciò che riguarda i social. Tant'è vero che stavo anche ragionando sull'ipotesi di una possibile chiusura al pubblico del negozio, perché poi è difficile da spiegare questa cosa, della chiusura del negozio al pubblico, per levarmi dal banco, per essere più presente online, appunto perché i miei obiettivi comunque viaggiano su altri, sulle reti, su altri canali, sui social, e questo è molto avanti. Io ho iniziato sì. Sì, sì, diciamo che 12 anni fa in confronto ai miei colleghi dei negozi di pesca, che poi avevano tutti una media di 20-30 anni più di me, io ho iniziato giovane, stavo avanti, sì. Senti, sei un pescatore, sei stato pescatore, sei pescatore, ma ti piace cucinare il pesce? No. Lo mangi? Mi piace andarlo a mangiare fuori, mi piace farmi una bella mangiata di pesce, sì, sia crudo che cotto, non cucinato. E come pescatore sportivo io pratico il catch and release. Catch and release vuol dire che peschi il pesce, ti ci fai la foto se è un pesce decente e poi lo rimetti in acqua. Mm-hmm. Perché comunque la pesca sportiva peschi per sport, non per sfamarti o per chissà che cosa devi mangiare. E quando ho fame di pesce me ne vado al ristorante. Sì. Ok, allora vorrei ancora ricordare i tuoi canali. Ricordiamo il canale YouTube, come si chiama? Fishing Evolution Roma. Fishing Evolution Roma, quindi mi raccomando a tutti gli ascoltatori di Live Social, mettete like, seguite il nostro Andrea Costantini. Io vorrei anche salutare tutto lo staff che ti segue, sì, dal negozio. Grande staff. Nominiamoli. Ad oggi sono Sara, Anthony, Giulio, Fabrizio e Andrea. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ve l'abbiamo rubato per un po', però ora ve lo riportiamo subito. Tanto è sempre presente, sempre social, quindi sì, sì. Arrivo. Sta arrivando. Grazie ancora Andrea per essere stato qui ai nostri microfoni. Grazie a te, grazie. E tornerai magari a trovarci con i nuovi progetti. Volentieri, come perché no? Se si evolve qualche cosa da raccontare, verrò. Sì, sì, noi siamo sempre pronti. Grazie ancora a Fishing Evolution. Ciao a tutti, ciao. Ciao. Live, social.